Il presepe monumentale castellano in esposizione a Piazza San Pietro a Roma e la creazione di una cittadella della carità. Sono i due progetti sui quali sta lavorando la diocesi di Teramo Atri. Il primo porterà l'arte abruzzese in Vaticano, il secondo conforto a tanti bisognosi teramani. La tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro si terrà l'11 dicembre come sempre, proprio per dare un segno di speranza e di fiducia al mondo intero. Un messaggio importante in questo tempo difficile a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A concretizzare il progetto del presepe di Castelli a Piazza San Pietro è stato il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Un'idea realizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, il comune di Castelli, l'ufficio scolastico regionale, il liceo artistico Grue, la fondazione Tercas, l'università di Teramo e il sodalizio degli abruzzesi a Roma. Il presepe castellano è stato rinominato un presepe per rinascere. 5 i pilastri su cui fondare la rinascita: ricostruzione, imprenditorialità, turismo, arte e Europa. Inoltre, in occasione dell'evento, la diocesi di Teramo ha organizzato altrettanti convegni online, tutti fruibili sul canale YouTube diocesano e degli enti coinvolti. E infine, il sogno di una cittadella della carità, uno dei progetti a cui la Caritas di Teramo Atri sta lavorando da tempo. Un luogo dove poter accogliere le persone in difficoltà, dove creare una nuova mensa e dove poter ospitare coloro che sono più fragili. Questo presepe a Roma, dichiara il vescovo Leuzzi, rappresenta il frutto di uno sforzo comune per far sì che anche i più poveri abbiano la speranza di rinascere.